Salve a tutti amici del canale, ben ritrovati in un nuovo video. È appena albeggiato, infatti ho i raggi del sole che proprio mi arrivano dritto in faccia, mi stanno quasi accecando e sono nuovamente sul mio belly bot per tentare un'ulteriore battuta ad edging. Sto gasatissimo, ho sempre le solite totanare. Le seppie per adesso sono comprese in una batimetrica che va tra i 10 e i 7 metri, qualcuna si becca anche sui 4 metri, quindi spero di non allontanarmi molto. E, ovviamente assetto di pesca è sempre lo stesso, una canna in cui ho messo, diciamo, la totanara sempre da 3, questo colore pagliaccio eccetera eccetera vi faccio vedere, questa che da sempre, ops, enormi risultati, purtroppo c'è il sole che non è alle spalle, quindi non so quanto riuscite a vederla. Piombata con 10 grammi, identica situazione nell'altra canna, ad esclusione di un piombo di 20 grammi. Iniziamo subito col primo lancio, che dire, buona visione. Ragazzi, prima seppiotta. Prima seppiotta della giornata. No, l'ho slamata, cacchio. Dai, ci riapriamo che ci va. Intanto mi segno il punto GPS immediatamente. Stoppiamo la navigazione. Eccola, ce l'ho, ci è riandata. Come al solito, di consueto, fare le seppie. No, l'ho rislamata qua sotto. E adesso ci rilanciamo, tanto ci va, la seppia ci va 200 volte. Eccola, raga, la seppia ci va sempre, ci riva sempre. Pazzesco, questa cosa è veramente allucinante. Eccola. Una bella dose di nero, mattutina, ci sta tutta, no? Ah. Pure una bella seppiotta per iniziare, ecco, ha spruzzato, mi ha spruzzato. Seppiottina per iniziare, prima seppiotta. Eccola, ce l'ho. Certe volte sembrano grosse da come si allamano, da come, però è che si gonfia durante il recupero. Magari è una seppiotta normale, non è così, è da tanto. Eccola qui. Occhio sempre, raga, quando si manipolano le seppie, perché mordono, fanno male, eh? Seppiottina, vedete? Ci siamo. Me la devo fare vedere questa, non posso. Eccola, ce l'ho. Mamma mia. Ora, minuscola perché è tutta rigonfia di acqua. Sempre così. Sempre così. Ah, raga, discreta, dai. Bella comunque, non gigante. Ma bella. C'è. Anche l'altra canna ha colpito. Ah, è bella seppia, eh? Bella. Bella seppiotta. Mi sa che era quella di prima che si era sblamata. Vediamo se avvicinando qui. Bella, bellissima. Bella seppia. Forse la più bella di quest'oggi. E allora 3 crackers dolci con mela e cannella. Io odio la cannella, però diciamo, vabbè. Allora, ragazzi, ho la rete sotto di me, la vedo. È assurdo questa cosa. È assurdo. Quindi, dato che loro non l'hanno segnalata,
e io la vedo e non voglio perdere le totanare. Se Maometto non va alla montagna, sappiamo già come funziona. Quindi che facciamo? Mi tocca segnalarla a me. Quindi la vado a segnalare, almeno è sicuro che dovrò pescare a monte o a valle della rete. Perché tra l'altro inizia proprio probabilmente qui sotto. Sì, proprio da qui, chissà. Finisce non so dove a questo punto. Ragazzi, io veramente non ho parole. Non ho parole. E allora raga, mi sto portando sul punto, sull'altro punto fuori segnato, anche se ho capito che le seppie, la fascia è tutta questa sino ad arrivare a 100 metri dalla battigia, perché probabilmente anche più a terra stanno, si sono avvicinate, però io voglio iniziarci da lontano e scendere. E facendo una cosa importante adesso, stoppo la navigazione fino al punto che ho raggiunto e metto quella della rete, così almeno siamo sicuri, vado monitorando se c'è uno scarroccio, che attualmente sembra assente lo scarroccio, ma se ci dovesse essere uno scarroccio che mi porta verso terra, almeno so dove si trova la rete. Eccola, raga, ce l'ho. Ce l'ho. Sembra anche bello. Vediamo. Bello pesante, eh? Poi un polpetto. No. Raga, ho preso un alieno. Madonna mia, raga. È un alieno. No. Mi ha fatto tutto nero, raga, tutto nero, ma ho preso un alieno. Mi ha fatto tutto nero, ma è un alieno, raga, è un alieno. Madonna mia, raga, guardate che mostro, guardate che seppione, seppione assurdo, che meraviglia. Sì. Seconda seppia. Qua mi prendo il punto GPS, mi sa che dove ero l'altra volta. Madonna mia, questa è pure bella, mi sa. Non come quella, ma è pure bella. Eccola qui. Combo. Punto GPS immediatamente. Quattro, preso. Ce l'ho. Stavolta l'ho fregata. Avevo sentito la mangiata e ho capito che era lei. E mi sa l'altra canna pure. C'è qua. Seppiottina mini, raga, vedete? Raga, quando succede questo non lo faccio mai vedere nei miei video, però queste piccole, guardate, vanno rilasciate, non trattenetevi seppie che sono micro, non ha senso, ed è un vero peccato.
perché queste si fanno grosse e si distrugge il mare in questo modo. Allora ragazzi, avevo catturato una seppia, si è slamata, ho ricalato la totanara, adesso sicuramente ci arriva. Vediamo se, ecco l'altra canna pure partita, mi sa che la posizione è questa, ci sono tornato col GPS. Vediamo, vediamo un attimino, o in uno o nell'altra sicuramente partirà. Quella era tra l'altro bella. E allora un attimino, ci devi riandare per forza. Eccola, guardate la punta della canna come ci sta riandando, guardate, guardate. Adesso la ferriamo, è lei di nuovo. Eccola, ce l'ho. Ce l'ho. Sentite il mulinello come fischia. Vediamo se sei bella. Se sei bella. No, sei slamata di nuovo, cazzo. Adesso ci arriva di nuovo. Dai, dai, rivacci. Dai, dai. Ecco, guardate, c'è riandata. Guardate la canna. Guardate. Eccola. Ce l'ho? L'ho slamata di nuovo. Ma che cazzo. Questa seppia, proprio non ne vuole sapere. È pazzesco, raga. L'ho slamata 3 o 4 volte. È assurdo. È assurdo. Eccola, ce l'ho. Stavo dicendo che questa canna non mi porta molta fortuna, ma in realtà non è così, perché ho appena ferrato la seppia. No, di nuovo slamata anche con questa. No, non puoi andare così. Non può. Non può. Sto avendo veramente una sfortuna in queste ultime allamate. Eccola, eccola, e lì c'è pure l'altra canna, mannaggia, due combo. Raga, sta succedendo il panico, sta succedendo il panico, il panico. Guardate, guardate, guardate l'altra canna. Dai, ti devo solo ferrare, arrivare in guadino. Vorrei avere 4 mani, pure bella, bella seppiotta, bella di taglia. Guardate quella canna. Eccola qui, dai. Quindi, questa è qui e c'è riandata. Allora ragazzi, non vi ho fatto vedere l'allamata, mi sa che c'è in entrambe le canne. Questa è una, e l'altra ho visto che ha fatto delle pieghe strane. Adesso vediamo, e continua a piegarsi. Ecco, qua c'è un'altra seppia, qua sono tutte di taglia tra l'altro. No, perché non c'ho più come muovermi. Un bare nero. Ecco, la doccia di acqua ci può stare. Ecco l'altra canna. Mamma mia. Panico. Incazzata. Vedete come pompa? Va bene, continuiamo. Allora, ragazzi, io non so che cosa c'ho, ma è qualcosa di grosso o è un polpo, perché lo sto tirando su. Secondo me è un polpo. Vediamo. No, incredibile. Guardate la piega della canna. Non so di cosa si tratta. Vediamo, vediamo se vede arrivare. Vediamo se vede arrivare. Perché lo sto recuperando. L'ho sollevato dal fondo. Voglio capire di cosa si tratta. Madonna mia, la canna è in piega assurda. Vediamo, devi arrivare. Ragazzi, è ma una piovra. Ma è una piovra. No, ma che è sto coso? Raga, io ho paura a salirlo sul belly bot. Madonna mia. No. Ma che è sta cosa? Raga, è un mostro. Ho preso un mostro. Madonna. Emozione al massimo. Ragazzi, solo emozioni. Solo emozioni.
Madonna mia, guardate! Incredibile, incredibile, raga, incredibile. Da non crederci. Da non crederci quello che sta accadendo. Dalle immagini che seguiranno capirete purtroppo che commetterò un errore grave. Nel tentativo di staccare il polpo dalla mia mano e abbassando il braccio, permetterò di conseguenza al cefalopode di potersi attaccare al tubolare del belly bot. E questa sarà davvero la fine. Inizia così un combattimento estenuante tra me e il polpo. Io che cerco di stanare questo in tutti i modi possibili, lo infilzo anche tra gli occhi con un coltellino, ma il polpo si infervorisce ancora di più e anziché perdere le sue forze ed energie, si fa sempre più strada verso la chiglia del belly bot. E sarà veramente una tortura e anche la paura di cadere in acqua con i waders si fa sempre, sempre più grande. Purtroppo alla fine sarà il polpo ad averla vinta su di me, anche se durante il combattimento ho strappato parte della sua testa e la cosa che mi dispiacerà maggiormente sarà quella della consapevolezza che questo andrà sicuramente incontro alla morte. Ma pazienza, la pesca è fatta anche di queste esperienze nel bene e nel male. Allora ragazzi, adesso parliamo dell'accaduto, adesso che sono un pochettino più tranquillo. E avete visto, un polpo veramente gigante, una piovra era. Intanto recupero perché magari ho paura che ci siano le reti, dato che comunque qui siamo in zona che avevo segnato. Quindi un polpo veramente gigante, gigante raga, un polpaccio, cioè una piovra a tutti gli effetti. E cosa è successo? Praticamente durante il recupero avete visto una volta salpato, perché non lo potevo mettere nella borsa frigo così, dovevo comunque stanarlo per spegnerlo quantomeno, quindi sia con le ventose sia aggrappato a quello che è diciamo la cordura del belly bot, la gomma, e quindi ha cominciato a farsi strada verso la chiglia del belly bot. Ho provato con tutta la forza, gli ho strappato anche un po' la testa e mi dispiace che andrà a morire sul fondo. Rapidamente con un coltello che ho qui ho provato a infilzarlo tra gli occhi, ma non c'è stato nulla da fare. Che dire raga, sto ancora tremando e ovviamente la sicurezza deve essere sempre la prima cosa, non potevo rischiare di compiere qualche altra operazione perché già quelle erano al limite. Quindi va bene così raga, pazienza, ci rifaremo. Ce l'ho. Sentivo queste mangiatine leggere e ci è arrivato. Eccola, no, sdramata, disgraziata, dai che ci arriva, dai, dai, no, facciamo sempre questo giochino, io ti mollo, tu ci arrivi, eccola, stavolta il giochino ha funzionato, sì, sì, ha funzionato. Ha funzionato il giochino, ha funzionato.
Sembra pure bella. Vorrei sbagliarmi, ma sembra proprio una bella seppia. Vediamo. Magari poi si gonfia, non è così. Eccola che pian pianino arriva. Ah sì, dai, è proprio una bella seppiotta. Sì. Bellino. Si è liberata dalla totanara, raga. Net è niente, raga, proprio abilità massimale. L'ho inguadinata mentre stavo andando via. Ecco quando mi avete consigliato il guadino più lungo, avevate ragione, avete ragione. Continuerete ad avere ragione. Bene, ragazzi, si conclude qui questo video, una giornata in cui non mi sono fatto mancare completamente nulla. Mi dispiace ancora una volta per il Big Polpo, ma la sicurezza sempre al primo posto, lo ribadisco e lo dirò sino allo svenimento. Sempre al primo posto. È vero, ci sono rimasto male, però l'importante è continuare a pescare e riabbracciare sempre i propri cari quando si torna a casa. Per il resto le seppie non sono mancate, mi sono divertito da morire, veramente. E che dire? Vi invito come al solito a lasciare un like a questo video, solo per il polpo perso, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tutte le prossime avventure e di seguirmi anche su Instagram Wild and Fishing Adventures, ve lo lascio qui su, quindi lo potete vedere. Che dire, ragazzi? Ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!